Primo tempo così così, ripresa da squadra di rango. Il Pineto batte un'indomita, tenace San Maurese e centra l'obiettivo playoff con una giornata di anticipo. Doppietta di Pepe, espulso nel finale per motivi francamente ignoti dopo un fallo su Diop. Lo diciamo da subito, non proprio all'altezza, eufemismo d'obbligo, la direzione del giovane papale di Torino. Fair play a fine match tra i due presidenti legati da un bellissimo rapporto di amicizia, Cristiano Protti e Silvio Brocco. Ricordiamo quello che avete fatto nel match di andata, la vigilia. Ma noi tutti gli anni, tutti gli anni ci divertiamo scene, sia all'andata che al ritorno. Ma anche lei suona come? No, io non suono. Canta. No, io non suono, canto e ballo quando Silvio suona. Soddisfatti del vostro campionato, avete centrato la salvezza in netto anticipo. Quindi. Moltissimo, moltissimo. Noi quando ci siamo salvati è sempre una vittoria per noi. Ogni anno che ci si salva, continuare a fare il campionato di Serie D, per noi è sempre una soddisfazione immensa. Quindi una festa per entrambi, Presidente, no? Perché insomma voi avete centrato i playoff. Ma sicuramente, sicuramente. Avete superato anche quota 60, siete nella storia per quanto riguarda il punteggio. È stato un obiettivo che ci eravamo posti dall'inizio, l'abbiamo raggiunto e quindi merito alla squadra, all'allenatore, ai tecnici, a tutti. Di questo obiettivo raggiunto. Ma adesso che farete? Andrete, non so, farete una seratina? Ma ne abbiamo approfittato oggi che Silvio, insomma, sia stati ospiti di Silvio a pranzo. Avete fatto il pre. Assieme, esatto. Poi si è arrivati di corsa perché, insomma, iniziava la partita. C'era ancora da mangiare, però hanno lasciato. Assente Amadio per la squalifica, 4-2-3-1, Cruz, Di Rocco, esterni, Esposito, quasi a ridosso di Tomassini. Sinceramente il primo tempo non è un granché. 14esimo, Pietro Antonio, pennella per la testa di Esposito che spreca. La San Maurese risponde al 20esimo. Assist di Luati che libera Scarponi, colpo di testa, traversa della quercia lontana. 34esimo, in area, protegge palla Tomassini, trattenuto da Rosini, rigore ineccepibile sul dischetto Pepe, trasformazione perfetta come nel derby con Giulianova di due settimane fa. 1-0 Pineto, passano due minuti, sponda di Tomassini per Cruz che controlla ed arma il destro, la traversa rischia la frattura. Raddoppio dunque sfiorato, subito dopo però il pareggio degli ospiti. Invito di Lorenzo Lombardi, non benissimo Sciba, Caparbio Luati, primo tentativo murato da Pepe, secondo a bersaglio. Il tunisino festeggia così nel migliore dei modi 20 anni, beato lui. Ripresa, Amaulo modifica assetto, 4-2-4 Esposito, largo a destra di Rocco, rilevato al decimo da Cerceluti a sinistra. Cruz al fianco di Tomassini che al nono ispira splendidamente Esposito, occasione monumentale. 13esimo, bravo della quercia a mantenere vivo un pallone destinato a fondo campo, cross di Marianeschi, testa di Cruz di niente al lato. Versetto opposto, fuga di Diop, bravissimo Pietro Antonio in chiusura. Calcio, trattenuta e spinta di Santoni su Cerceluti, il guardaline non fa una piega, Papale non fischia, anzi ammonisce per proteste Marianeschi. Il Pineto continua a spingere, 34esimo, corner di Pietro Antonio, prima massa di testa, subentrato a Campione, poi in qualche modo Pepe, Aisa respinge ma dopo che il pallone ha varcato la linea di porta. Accese proteste dei romagnoli per un presunto tocco col braccio di Pepe, doppietta per l'esperto centrale, soprattutto nuovo vantaggio. Mazzei per Cruz, difesa 5, 40esimo, Pineto vicino al Tres, da fuori, tracciante di massa, sfortunato, sarebbe stato un Eurogol. In pieno recupero, infrazione di Pepe su Diop, calcio di punizione, ma tra l'incredulità generale, Papale di Torino estrae il rosso all'indirizzo del difensore, inspiegabile, finisce 2-1, ottava vittoria casalinga, soprattutto playoff centrati con una giornata di anticipo. Amaulo, un gran bel pomeriggio, centrati i playoff per il secondo anno consecutivo. Beh, sicuramente un bel pomeriggio, soffertissimo fino alla fine, infatti ancora sono un po' in tensione per tutti, per l'esito della gara, per come è andata. È stata una gara sofferta, la San Maurese ha giocato la partita come doveva fare e penso per una società come il Pineto fare per il secondo anno consecutivo i playoff sia un grande risultato. Ottimo secondo tempo, tra l'altro lei ci ha messo di suo per così dire perché ha cambiato sistema di gioco allargando sulle fasce, insomma ci sono state tante occasioni create fino al gol di Pepe. Ma sicuramente
L'obiettivo anche il primo tempo era di allargare il gioco e cercare di giocare sugli esterni, mettere la palla dentro, visto che avevamo giocatori di fisicità come Tomassini e Cruz. Ci sono anche gli avversari. Gli avversari sono stati molto aggressivi, ci hanno messo un po' in difficoltà, non ci hanno permesso di fare il giro palla, cosa che avevo chiesto ai ragazzi in intervallo. Quando l'abbiamo fatto siamo arrivati e abbiamo creato, quindi l'obiettivo era quello e alla fine un ottimo secondo tempo ci ha permesso di raggiungere questo traguardo con una giornata d'anticipo. Ipotesi ripescaggio? No, prematuro. Però se... facciamo i playoff e dopo vediamo. È un discorso che io vi ho già detto, è legato un po' a dei progetti, dei programmi con il Pescara Calcio, vediamo un attimino se si riesce a fare qualcosa. Se sono rose. Esatto. Fioriranno. Grazie Presidente, in bocca al lupo e complimenti. Grazie a voi, grazie a tutti. Ma c'è anche un futuro da scrivere, a Mauro resterà a Pineto, sì o no? Il mio futuro è proiettato domenica prossima contro l'Avezzano, poi ci saranno i playoff e poi ne parleremo. Però a lei piacerebbe rimanere? Ma sicuramente, io devo tanto a questa società che in 3 anni mi ha permesso di lavorare e di intraprendere un percorso importante e quindi... Diciamo che firmerebbe in bianco. Siamo tutti soddisfatti del lavoro fatto, perché il lavoro non è fatto soltanto da un allenatore, è fatto da una società, da uno staff, da una squadra, da tutti quanti. Quindi se ognuno fa il proprio dovere, poi alla fine i risultati arrivano.